questa lezione riguarda la scuola come aiuto e surrogato, entro certi limiti, della famiglia. E se mi è consentito, vorrei proprio partire da un concetto che per la sociologia non solo è fondamentale, ma è anche provato storicamente attraverso l'analisi multisecolare dello sviluppo umano. Io mi scuso di formulare questa legge sociologica, usando naturalmente le debite virgolette, in maniera così ampia, però è tipico dei sociologi comparare epoca a epoca e in qualche modo, a differenza degli storici, generalizzare invece di individualizzare, invece di concentrarci su fenomeni particolari, cercare invece di cogliere con uno, diciamo, con un'impostazione, una visuale molto più ampia, somiglianze e differenze fra i vari fenomeni sociali. Un punto dunque può essere enunciato come base di partenza. Per l'umanità non si pone problema che in qualche modo poi l'umanità stessa non possa risolvere o quantomeno avviare a soluzione. Questa è una ragione di ottimismo, anche se non è un ottimismo irresponsabile, non è l'ottimismo del dottor Pangloss nel Candide di Voltaire, no, è un ottimismo pienamente consapevole delle difficoltà insite nello sviluppo della società umana. Noi abbiamo detto nelle altre lezioni che la famiglia odierna, la famiglia ristretta, nucleare, a un certo punto si trova a fronteggiare problemi che da sola non riesce più, non dico neppure a risolvere, ma neppure a vedere nei loro termini propri. La famiglia nucleare non può, anche se si tratta dell'ultima funzione rimastale, non può assolutamente curare da sola e di per sé il problema della psicoformazione, della pedagogia dei propri figli e in qualche modo della loro crescita da bambini ad adolescenti, da adolescenti a giovani adulti, da giovani adulti ad adulti, maturi e così via. Qual è l'istituzione che corre in aiuto della famiglia in tutte le società, anche solo mediamente sviluppate? È la scuola. La scuola come aiuto e surrogato della famiglia. E noi vediamo allora i vari argomenti di questa lezione. Intanto lo scopo del sistema scolastico, i compiti strumentali dei gradi intermedi e infine l'università. Io vorrei, prima di entrare in pieno nel nostro argomento, vorrei però ricordare due posizioni polemiche che per l'autorevolezza degli autori e diciamo anche per il carattere veramente nevralgico, cruciale dei problemi affrontati, sono degne di considerazione. La prima osservazione riguarda un saggista di origine jugoslava molto bravo, che poi visse a lungo a Cuernavaca in Messico e che si chiamava Ivan Illich. Ivan Illich era un tipico saggista, scrittore, provocatore di grandi provocazioni. Una di queste provocazioni, a parte quelle contro la medicina e contro i malati immaginari, che provocazioni che potevano essere considerate plausibili o non plausibili, ma ce n'è una che tocca in pieno il nostro argomento. The school in society, cioè descolarizzare la società. In altre parole, considerare la scuola non come un aiuto alle famiglie, non come uno strumento di accrescimento di consapevolezza e di formazione psicopedagogica per gli allievi, ma secondo Illich, secondo Ivan Illich, la scuola è una sorta di mattatoio di intelligenze, perché in fondo non riconosce le doti individuali. Io aggiungerei sottovoce, non può farlo, perché altrimenti non sarebbe più la scuola per tutti, ma sarebbe la scuola solo per qualcuno. E non riconoscendo queste differenze individuali, in qualche modo schiaccia gli allievi, quale che sia il loro livello di intelligenza naturale, dentro una sorta di
forma, vero, dentro una sorta di impianto che non riconosce appunto le loro vocazioni personali, private. Quindi descolarizzare, abolire le scuole sarebbe per Ivan Illich un grande progresso. Intendiamoci, Ivan Illich non aveva una famiglia sua, non aveva quindi a che fare con l'educazione giorno per giorno di propri figli o nipoti. In un certo senso la sua polemica era, da questo punto di vista, era certamente una polemica in buona fede, ma non sufficientemente ancorata nelle difficoltà dell'empirico, cioè dell'esperienza quotidiana. E soprattutto, questo è un primo diciamo, controargomento, ma ce n'è poi un altro importante. Oggi noi assistiamo, se guardiamo alle varie statistiche disponibili, che sono molto importanti da questo punto di vista, noi assistiamo a un graduale aumento dell'età obbligatoria per la scolarità. Cioè la scolarità obbligatoria per gli allievi, in Italia come altrove, in tutto il mondo parzialmente o molto progredito dal punto di vista tecnico, noi vediamo che va aumentando. Perché va aumentando? Si noti bene, perché c'è una relativa diminuzione del lavoro puramente manuale, oppure del lavoro consistente soltanto in una erogazione di forza muscolare, e cresce invece parallelamente, in concomitanza, cresce il lavoro di tipo intellettuale, il lavoro che richiede una formazione abbastanza ampia, delle cognizioni precise. L'operaio di oggi non è più l'operaio né dell'Ottocento né del Novecento né solo anche di 50-60 anni fa. L'operaio di oggi è un operatore tecnico. Deve, a un certo punto, con una macchina transfer, come altra volta abbiamo detto, deve poter leggere una tavola elettromagnetica con dei segnali precisi e in base a questi segnali intervenire. Spesso anche nel lavoro d'ufficio deve assolutamente poter agire, far funzionare un computer come va funzionato un calcolatore elettronico. E oggi l'operaio, l'impiegato di qualunque categoria, si può dire soprattutto nei servizi, ma non solo nei servizi, anche proprio nelle antiche fabbriche ex manifatturiere, in queste ovunque il mondo del lavoro è un mondo che esige cognizioni molto più avanzate di una volta. Ora, queste cognizioni non possono darle in famiglia necessariamente, e devono per forza essere demandate alle scuole, alle università, dalle scuole elementari, anzi direi dai kindergarten, cioè dai giardini d'infanzia, scuole materne, su fino all'università e alla post-università, fino ai dottorati di ricerca e così via. Ma vi è un secondo saggista e poeta molto noto da noi e certamente dotato di caratteristiche straordinarie, molto versatile, perché non solo era un poeta, un saggista, uno scrittore, un romanziere, ma era anche un cineasta, era anche un drammaturgo, era addirittura attore a volte nei suoi propri film, e noi tutti lo ricordiamo con rispetto, soprattutto stante la sua fine tragica, vero, all'Idroscalo, vero, nei pressi di Roma, a Ostia, Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini era convinto che bisognerebbe oggi abolire la scuola. Io ricordo di avere condotto con lui, avere avuto degli scambi molto cortesi, ma molto polemici, molto cortesi nella forma, durissimi nella sostanza. La mia risposta, riassunta in maniera molto semplice, era questo: e allora, se aboliamo la scuola, che facciamo? I genitori non sono certo in grado di insegnare ai propri figli ciò di cui hanno bisogno, per esempio se si tratta di figlioli che abbiano una forte vocazione per gli studi umanistici. Mi pare difficile trovare padre e madre così in grado oggi di insegnare greco-latino, leggere i classici e così via. Ho l'impressione che sia troppo facile dire aboliamo la scuola, e poi dove sono, qualora questi figli non abbiano una vocazione agli studi umanistici, ma agli studi tecnico-scientifici, ingegneria per esempio,
padre e madre che spiegano i sistemi a più equazione, la teoria degli insiemi, il calcolo infinitesimale. E naturalmente a queste mie, diciamo, domande piuttosto polemiche, Pasolini rispondeva con il silenzio, naturalmente. Ma allora io incalzavo. E che vogliamo fare? Voi, cioè lui, Ilice e molti altri che li ripetevano in maniera un po' pedissequa, in maniera un po' acritica e superficiale, voi che volete abolire le scuole oggi, che cosa avete in mente? Dobbiamo tornare al precettore domestico, al maggiordomo che sa di greco e di latino, al liberto di Cicerone, oppure al precettore settecentesco di cui parlava l'abate Giuseppe Parini nel suo poema, poi metto delizioso, Il giorno, che era poi la giornata del giovane signore che si alza la mattina, fa le sue abluzioni, gli si mette la parrucca in testa, viene incipriato e poi viene doverosamente, come dire, erudito dal maggiordomo, ovvero, o meglio, dal precettore privato, dall'abate che arriva lì in casa e come insegnante privato gli apre la mente, per così dire, ai misteri della conoscenza, vuoi filosofica, vuoi tecnica. È un vistoso passo indietro. Non possiamo fare a meno delle scuole. Possiamo soltanto migliorarle, ma dobbiamo riconoscere che in fondo lo scopo del sistema scolastico è uno scopo fondamentale che viene a surrogare, a integrare le cure della famiglia. Noi non possiamo farne a meno. Nelle condizioni odierne non è possibile ignorare il sistema scolastico. Il sistema scolastico poi si articola secondo vari livelli, vari gradi. Noi non possiamo certamente nel giro di pochi minuti dare una, diciamo, una esposizione completa, però in ogni paese tecnicamente progredito oggi il sistema scolastico è uno strumento di socializzazione primaria dopo quella della famiglia, fondamentale per l'entrata dei suoi allievi nella fase della socializzazione secondaria, che è quella del mondo del lavoro e della più grande società, dove prevalgono, come abbiamo detto tante volte, i rapporti, le relazioni contrattuali, utilitarie. Se così stanno le cose, allora interroghiamoci, come può essere organizzato questo sistema scolastico? Il sistema scolastico nei paesi europei, soprattutto dell'Europa continentale, in particolare Francia, Germania, Italia, essendo considerato una funzione fondamentale pubblica, è in primo luogo, non esclusivamente, ma in primo luogo è un sistema scolastico finanziato da denaro pubblico e quindi esprime una funzione, la funzione di una istituzione pubblica. Ci sono naturalmente anche gli apporti privati. Spesso gli apporti privati sono fondamentali, soprattutto ai livelli medio-alti, quando parliamo di università, di istituti tecnici specializzati. Però questa, diciamo, lo scopo del sistema scolastico è primariamente quello di dare gli strumenti culturali fondamentali, soprattutto nei gradi bassi, nei primi gradi e nei gradi intermedi. Si può anzi dire che un paese è urbanizzato e industrializzato, cioè è tecnicamente progredito nella stessa proporzione in cui è calato al punto da venire assolutamente azzerato il livello, il grado di analfabetismo. Io ricorderò sempre con una punta di nostalgia quasi, nell'immediato dopoguerra, questo anni 50, la guerra era finita a pochi anni, nel 1945, la dottoressa Anna Lorenzetto e altri pochi, diciamo, animosi lavoratori sociali, assistenti sociali, avevano costituito tutti insieme quella che si chiamava la UMLA, l'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo, perché soprattutto nel Mezzogiorno c'erano ancora punte molto alte di analfabetismo. E allora gli analfabeti locali, quando sentivano parlare di Unione Nazionale per la Lotta contro l'analfabetismo, andavano dicendo qualche volta che ci fanno anche la lotta contro, è chiaro, non era contro gli analfabeti, ma contro l'analfabetismo. Cioè rendere, alfabetizzare gli analfabeti per garantire loro la possibilità di un inserimento
in luoghi di lavoro tecnicamente progrediti, cosa che poi si rivelò fondamentale, torno a utilizzare l'esempio dell'Italia per il nostro paese, quando negli anni 60 ci fu la grande ondata migratoria interna. Noi siamo abituati a parlare di migrazioni, gli italiani vanno all'estero, vanno sul bastimento, in Argentina, eccetera, in Canada, negli Stati Uniti. No. Quella era una grande ondata degli anni 60, si parla di 8, forse 10 milioni di famiglie che si spostavano dal sud al nord, dall'est all'ovest, verso il famoso triangolo industriale che all'epoca era costituito da Torino, Milano, Genova. Questi andavano a lavorare, partivano e andavano a lavorare. Ci sono delle testimonianze bellissime, ottime ricerche anche come Milano Corea di Franco Alasia, ci sono anche altri, ma ci sono anche, il fenomeno era così importante che ci sono anche dei film, Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, questa grande epopea di una migrazione puramente interna, anche fuori d'Italia, e tutti ricordiamo la tragedia di Marcinelle, cioè gli italiani morti nelle miniere del carbone belga. Ora, lo scopo del sistema scolastico è quello di non perdere questi apporti fondamentali per l'evoluzione del nostro paese, di non esportare questa carne umana, soprattutto giovane, fresca, capace di dare molto a noi, al nostro paese, ma invece di inserirla nel mercato del lavoro nostro. E infatti bisogna dire che grazie a quella ventata, quella ondata di migrazioni interne, noi in pochi anni, e questo è veramente un miracolo italiano, magari potesse ripetersi, ma i miracoli, come si sa, accadono di rado. Il miracolo di una rivoluzione industriale che in Italia si è compiuta fra il 55 e 60 e gli anni 80 in poco più di una generazione, mentre in altri paesi, per esempio in Inghilterra, ha richiesto poco meno di due secoli. Straordinaria. Questa è dovuta allo sforzo di alfabetizzare. Oggi mi permetto anche di ritenere che la funzione non è per niente finita, perché ci sono gli analfabeti di ritorno, ci sono quelli che un tempo erano alfabetizzati ma mesmerizzati dai media, soprattutto dell'immagine, ormai alieni, indifferenti alla carta stampata, al libro, rischiano l'analfabetismo di ritorno. Non sto parlando dell'Italia soltanto, sto soprattutto parlando degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ci sono cosiddetti remedial reading courses, cioè dei corsi di lettura rimediata, a favore di chi? A favore di giovani adulti e di adulti che hanno dimenticato come si fa a leggere, hanno dimenticato i rudimenti fondamentali della lettura, cioè dell'alfabeto. I compiti strumentali dei gradi intermedi, e io mi permetto di diciamo richiamarli, sono soprattutto, nel linguaggio di una volta, questo per, soprattutto per le cinque classi elementari, sono quelli che consistono nello scrivere, nel leggere e nel far di conto, cioè le operazioni aritmetiche fondamentali. E naturalmente sono compiti strumentali su cui c'è poco da discutere, o si sanno fare certe cose o non si sanno, o si conosce la tavola pitagorica o non la si conosce, quindi le moltiplicazioni diventano difficili, non parliamo poi delle divisioni, soprattutto quando c'è un dividendo di 4-5 cifre, magari con dei decimali, poi un divisore, poi bisogna calcolare il quoziente, naturalmente vedere se c'è o no un resto. Tutto questo è qualcosa di strumentale. Io spesso penso, vedendoli passare per la strada, magari quando escono così dal Giulio Cesare al Settembrini, sono nella scuola media, inferiore, superiore, e vedo passare i professori, le professoresse, io penso a loro tutti i giorni, vanno a fare la loro brava lezione, sono pagate in fondo modestamente, diciamo poco, per mantenere una vita di decoro, un po' poco veramente, però tutti i giorni, e li vedo proprio direi come gli asceti laici di oggi, quasi come ne scriveva Edmondo De Amicis nel Cuore, non è cambiato molto. Lo scopo qual è? Lo scopo del sistema scolastico, in primo luogo, è conservare,
Forse qui dobbiamo conservare che cosa? Conservare le tradizioni, conservare anche le nozioni fondamentali che ci consentono di leggere, di scrivere, di far di conto, comprendendo ciò che stiamo facendo. C'è indubbiamente in qualsiasi sistema scolastico, c'è un momento, direi, di conservazione e quindi un senso della tradizione che può dar fastidio ai rivoluzionari di professione. Io mi permetto però di dire: non c'è rivoluzione possibile, non c'è utopia del domani se non c'è la piena consapevolezza della tradizione, dell'antefatto, del passato storico. Arrivo a dire qualche cosa che suonerà, ma questa è una opinione personale, non è. Arrivo a dire che la tradizione non è tradizionalista, perché nella tradizione sono già presenti semi, enunciazioni di diritti umani fondamentali, per esempio rispetto della persona, che sul piano storico concreto oggi non sono ancora stati attuati. E poi naturalmente trasmettere. Qui mi sia permesso di spezzare una lancia ancora una volta a favore del buon didatta, del buon insegnante d'una volta. Oggi si sa, i ragazzi soprattutto, ma anche le persone adulte, si sa, ricevono messaggi, informazioni, cultura da tutte le parti, dai manifesti ai mass media, ai film e così via, ai documentari di vario tipo, però la vera e propria trasmissione, vale a dire quel momento in cui l'alunno, il discepolo, chiamiamolo così, lo scolaro, maschio o femmina, di fronte al professore che parla, apprende, ascolta, e se non ha capito in pieno alza la mano e domanda una spiegazione, una delucidazione. Qualche volta con poca educazione addirittura arriva a interrompere. Io personalmente nella mia lunga esperienza di didatto ho sempre amato anche di venire interrotto, perché l'interruzione prepara, esige che si ritorni un passo indietro, si ripeta l'argomento e in qualche modo si arrivi in maniera congiunta, direi dialogica, insieme con gli studenti si arriva a una formulazione più pregnante, più vera, a una formulazione più persuasiva di ciò che si sta facendo. Quindi una trasmissione che, bisogna dire, può essere fatta in molti modi, ma ha bisogno, soprattutto ai livelli minimi, ai livelli intermedi del sistema scolastico, ha bisogno della figura del professore e della professoressa. Perché non si tratta solo di trasmettere, si tratta anche di aggiornare. Questo è il punto. Il buon professore, il buon insegnante è colui, è colei, che non semplicemente si limita a dare un'idea di ciò che è già stato acquisito, ma costantemente dà esempi tratti della vita quotidiana, addirittura da riviste, da giornali, da documentari televisivi. Aggiorna costantemente se stesso e aggiorna quindi anche il proprio uditorio, i propri studenti. Quindi l'aggiornamento è fondamentale per diffondere. E qui c'è un punto delicato che riguarda la nostra scuola, soprattutto ai livelli medio-alti. Noi non abbiamo dei buoni divulgatori. La divulgazione invece è necessaria. Divulgare non vuol dire volgarizzare. Divulgare significa semplicemente rendere comprensibile ciò che a volte nella prima, o se volete anche nella enunciazione perfetta di scuola, è una verità non pienamente comprensibile. È una verità espressa in linguaggio a volte tecnico, ma proprio per questo un linguaggio anche gergale. Bisogna tradurre il gergo, bisogna in altre parole spezzare la difficoltà apparente poi molto spesso per dare all'allievo la sostanza di ciò che si dice. E da questo punto di vista evidentemente noi cominciamo a comprendere che lo strumento fondamentale, il senso fondamentale, anzi la funzione fondamentale del sistema scolastico è nella trasmissione di valori, valori di cultura, valori di tradizione, valori storici. In altre parole, il sistema scolastico nelle sue varie forme e nei vari paesi
ha direi quasi la funzione che un tempo era della famiglia estesa. Ed è bello questo, e lo riconosce uno scrittore americano, lo scrittore Lerner, Max Lerner, a un certo punto trova che la scuola, e si riferisce naturalmente alla scuola americana, in questo caso possiamo dire anche la nostra scuola, è di per sé, dice, una sottocultura. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un gruppo umano, docenti e studenti, che vivendo insieme danno luogo ad alcune, diciamo così, a una consonanza, a un complesso di temi, di parole, di valori condivisi. E quindi una specie di sottocultura. Aggiunge Max Lerner in questo libro chiamato America as a Civilization, America come civiltà, aggiunge quasi allo stesso livello della famiglia rispetto alla sua importanza. E certo, perché l'abbiamo detto, è un'operazione di soccorso verso la famiglia non ce la fa più, ecco arriva la scuola a integrarne le funzioni che di per sé la famiglia dovrebbe avere ma a cui non riesce a far fronte. Essa forma, questa sottocultura scolastica, una piccola società di relazioni interpersonali. La sua immagine, prosegue Max Lerner, la sua immagine, questa sottocultura scolastica, si noti bene, è quella di una famiglia allargata. Nel termine originale usa proprio extended family, la famiglia estesa, con la maggior parte dell'insegnamento elementare affidata delle maestre che assume il ruolo della madre per tutta la scolaresca. Ecco, su questo punto noi oggi non siamo più completamente d'accordo, perché anche ai livelli elementari noi amiamo, ed è giusto forse che sia così, comunque siamo in piena, diciamo, sperimentazione, amiamo avere una rotazione di docenti in modo da consentire anche la maggiore partecipazione dei vari studenti di varia provenienza e così via. E però, detto questo, bisogna dire che le differenze fra Stati Uniti ed Europa sono piuttosto notevoli, soprattutto per ciò che riguarda l'università. E perché questo? Perché l'università europea è nata soprattutto in un contesto urbano. Si pensi alla più antica università del mondo, l'Università di Bologna. Non a caso si dice Bologna docet, Bologna insegna. È una delle più antiche, forse la più antica università. Ed è il nome stesso di università, indica una realtà, ma anche un ideale non ancora del tutto raggiunto, che però sconfigge il principio della divisione del lavoro su cui si basano le società odierne tecnicamente progredite. Perché cosa vuol dire la parola università? Vuol dire unità, unitas nella diversità. Quindi c'è una diversità, una specie di concordia discourse. Là, in fondo, il termine stesso di università sta a significare sostanzialmente, e questo va sempre tenuto presente, una impostazione pluridisciplinare nello studio dei problemi. Questa è la grande conquista dell'università, direi, come prodotto storico, come dato storico. E devo anche dire che da questo punto di vista noi siamo certamente in presenza di un prodotto storico che viene poi molto imitato anche da altri paesi che non appartengono alla cultura europea, che hanno altre tradizioni. Potrei menzionare la Cina, per esempio la Cina odierna, degli ottimi istituti di cultura scientifica ad alto livello e anche dei tentativi di università, pur avendo nel proprio passato soltanto la grande tradizione dei mandarini, mandarinato, vale a dire di dotti al servizio del potente del giorno, diciamo, forse da paragonarsi almeno in parte a quella che era la cultura di corte per ciò che riguarda l'Europa. Noi siamo quindi in presenza di una realtà che viene ad integrare la famiglia, ma che in qualche modo ne ritiene, ne ricrea alcune fondamentali funzioni. A quali condizioni? Qui devo ammettere, le condizioni sono notevoli e noi abbiamo in qualche modo negli ultimi anni cercato di rimetterle
diciamo, in esistenza, cioè di farle rispettare. Fino agli anni 68-70 le università, non soltanto italiane, ma quelle europee, per le università americane il discorso è diverso, noi abbiamo avuto delle strutture fondamentalmente autoritarie. In che senso? Nel senso che erano strutture le quali insegnavano, ma impartivano l'insegnamento come una comunicazione a una via soltanto, dall'alto verso il basso. Non ci si aspettava un feedback, cioè non ci si aspettava una comunicazione dal basso verso l'alto. Il modo di impartire il sapere non era a due vie, era dogmatico. Era, sì, la parola purtroppo è quella, autoritario. Non consentiva un apporto dallo stesso corpo studentesco, che pure poteva oltretutto dare un apporto positivo. La contestazione giovanile studentesca, soprattutto per quel che riguarda le università, ma poco più tardi anche i gradi intermedi del sistema scolastico, quelli che un tempo erano il ginnasio e il liceo, vale a dire poi la scuola media inferiore e superiore, devo dire che da questo punto di vista anche loro si sono mossi, perché? Per chiedere una maggiore apertura. Per chiedere ai docenti di accettare il dialogo e anche il dibattito. Ora questo è molto interessante, perché ci porta a un nuovo concetto di cultura. Ciò che vorrei mettere in evidenza in questa lezione, soprattutto che riguarda i metodi per integrare la funzione della famiglia, a cui la famiglia non può più far fronte, è proprio questo, un nuovo concetto di cultura. Noi siamo nati con un concetto di cultura sostanzialmente esclusivo, aristocratico, distaccato dai bisogni della vita quotidiana. Il nostro termine normativo di cultura di ascendenza greco-romana ancora richiama quella cultura degli uomini liberi, che erano una minoranza, le donne non venivano considerate, e non solo era una minoranza maschile, ma era una minoranza di uomini detti liberi e liberi sul mercato, nell'agorà, nelle accademie, potevano parlare, eccetera, perché vivevano in un'economia sorretta dagli schiavi. Era il lavoro schiavile che consentiva alla cultura di fiorire. Quindi era una cultura, diciamo, paragonabile a una grande palma nel deserto. In greco era la cultura intesa come kalos, l'uomo kalos, kai agathos, bello e buono, e ammirevole, anzi, perché agathos vuol dire ammirevole, da agamai. Per Cicerone, il grande Cicerone a cui noi dobbiamo molto, l'uomo di cultura era un vir probus dicendi peritus, un uomo probo, onesto, esperto nell'arte del dire. Ora, quella era una cultura che non solo appoggiava sul lavoro schiavile, cioè il lavoro manuale che era considerato, ma era cultura come ozium, cioè ozio, opposto a negozium, cioè affari. Cioè, quindi era una cultura che non solo negava, proibiva o rendeva difficile capire l'altro, ma rendeva anche difficile la sua applicazione pratica come cultura. Se mi posso permettere di ricordare un dato di fatto, dal punto di vista teorico, il mondo classico da cui noi deriviamo, greco-romano, aveva già tutti gli elementi per la produzione di massa, e che poi del resto ha avuto anche all'epoca delle applicazioni, per esempio nei vasi di terracotta, in certe ceramiche e così via. Perché questa produzione di massa non si è sviluppata all'epoca? Per due blocchi. Prima di tutto un blocco mentale, perché si riteneva che le cognizioni teoriche, la vera cultura, si sarebbe contaminata se si fosse occupata di questioni pratiche, di questioni commerciali, di prodotti industriali. Cioè c'era una sorta di blocco mentale, psicologico, ma profondo, per ciò che riguardava propriamente le nozioni culturali fondamentali.
Un esempio solo, si pensi al grande Archimede, Siracusa, difende la propria città inventando gli specchi ustori che mettevano a fuoco i vascelli che si muovevano verso il porto di Siracusa e riusciva ad incendiarli. Quindi una grande, credo, invenzione anche. Appena protetta la propria città, sconfitti i nemici, Archimede brucia tutti i suoi taccuini, vale a dire le notazioni che aveva fatto a proposito della sua invenzione. Perché? Perché le sue invenzioni erano frutto di calcoli teorici che non andavano sviliti nelle applicazioni pratiche. Io certo non posso fare a meno di considerare in proposito l'atteggiamento diverso della scienza moderna. Pensate, nello scantinato del gioco di football, non c'era più allora la squadra di football, l'Università di Chicago nel 1942, quando Enrico Fermi riesce per la prima volta storicamente ad ottenere la fissione controllata dell'atomo, fa mandare a Roosevelt il famoso telegramma, il navigatore italiano è giunto in porto. Ora tutto questo al tempo dei classici era inconcepibile, perché c'era quella che io considero anche una sana diffidenza verso il potere politico. Noi pensiamo per esempio all'uso che è stato fatto proprio dei calcoli sull'energia nucleare, bomba atomica e così via. C'era in primo luogo dunque questa idea che qualunque nozione teorica propriamente culturale, qualora fosse applicata in una, diciamo così, in un processo di produzione di ordine pratico, era in sostanza sacrilega, svilita, non si poteva. C'è un secondo blocco però, un blocco che la nostra cultura oggi, la nostra scuola ci aiuta a superare, ed era il blocco sociale. Ma perché inventare macchine? Perché fare la produzione sociale di massa come poi si fece nel Settecento inglese e poi tutta Europa e oggi in tutto il mondo, quando c'è una massa di schiavi? Macchine umane, gli schiavi erano considerate macchine umane, che rendono l'applicazione pratica dei congegni, diciamo, teoricamente elaborati e poi applicati sul piano pratico del tutto superflua. Questa applicazione non è necessaria, ci pensano gli schiavi e fanno ciò di cui abbiamo bisogno, cioè il blocco sociale schiavile storicamente è stato un blocco contro lo sviluppo delle applicazioni pratiche dei calcoli puramente teorici. Questi due blocchi evidentemente sono stati rimossi, ma si stia attenti. Noi dobbiamo oggi ancora ricordare che in effetti noi non abbiamo superato il concetto classico di cultura. Di fronte a un mondo multiculturale, multietnico, multilinguistico, multireligioso, noi tendiamo ancora ad affermare la nostra cultura come l'unica vera cultura. Tutte le altre culture, essendo culture abusive, preculture, inculture, la nostra soltanto essendo veramente la cultura, il traguardo della civiltà. Un errore grave, perché in una situazione di presenza sincronica tutte le culture vanno rispettate e tutte le culture devono dialogare. Cosa significa questo? Non significa rinunciare alla propria cultura per dar luogo a una specie di confusione universale. No, niente affatto. Non è questo il punto. Il punto è che per essere consapevoli della nostra cultura abbiamo bisogno di venire in contatto con coloro che non condividono questa cultura, che hanno una loro cultura e con cui noi possiamo, dialogando, arrivare a una verità condivisa. Io ricordo sempre questo grande esempio che va ricordato in ogni caso, e più di una volta. I greci antichi, diventano consapevoli della loro grecità e quindi della loro eccellenza, della loro grande poesia, da Omero a Pindaro, Saffo, Alcmane, Callimaco, della loro filosofia, dai presocratici a Socrate, Platone, Aristotele, solo quando vengono in contatto con i non greci. In altre parole, la nostra consapevolezza civile è possibile, la possiamo raggiungere pienamente quando attraverso la nostra cultura, che va sempre affermata in maniera decisa, però veniamo in contatto
accettiamo e dialoghiamo senza confusioni con le culture altre, con le altre culture. Il mondo di domani è legato a questa lucidità condivisa e a questo dialogo quotidianamente praticato.